bene dallo spazio Jessy di Milano. Prima di scoprire chi sarà il protagonista della nostra remise en forme di questa puntata, scopriamo gli argomenti. I segreti della ginnastica facciale. E di conseguenza questo dimagrimento ha comunque fatto cedere un po' soprattutto la pelle del viso, perché è quella che meno di tutti riesco ad allenare, perché con le altre parti del corpo, facendo sport, una mano te la dai. Allora, adesso ti do una mano io per allenare i muscoli del viso, poi ne riparliamo dei problemi estetici che hai, però, guarda la clip. Iniziamo a invecchiare appena nati. Sembra un paradosso, ma è la realtà. Com'è possibile? Con l'espressività del volto, semplicemente muovendone i muscoli, piangendo, ridendo, facendo una qualsiasi espressione. Ogni azione che compiamo comporta un preciso uso e sforzo di qualcuno dei nostri 57 muscoli facciali, che nell'arco di una vita sottoponiamo senza saperlo a uno stress notevole e prolungato. Ma senza ricorrere a soluzioni invasive, non naturali e visibili, oggi possiamo fare molto in questo senso. Parola d'ordine, ginnastica facciale. La conoscevano già nell'antichità ed è uno dei trucchi più usati dagli attori di teatro per distendere e tonificare i tratti del viso. Cara Ambra, la soluzione c'è, si chiama ginnastica facciale. E è venuta a trovarci oggi Petra Miklus, istruttrice di yoga facciale. Esatto. Che sarebbe l'evoluzione della ginnastica facciale, immagino, in forma yoga. Sì, diciamo qualcosa in comune ha con la disciplina dello yoga che conosciamo tutti, ad esempio il fatto di mantenere delle pose con il viso, l'importanza della respirazione diaframmatica, l'importanza di fare gli esercizi con consapevolezza, quindi ai movimenti che facciamo con consapevolezza, e in più lo yoga facciale, diciamo, si appoggia anche un po' alla medicina tradizionale cinese, secondo la quale anche sul viso riflettono gli organi interni. E quindi noi, praticando gli esercizi, non solo troviamo benefici, diciamo, estetici, però andiamo un po' a equilibrare anche un po' il sistema psicofisico dell'intero organismo. E quindi andiamo anche a attivare gli organi interni. Io lo chiamo anche un lifting naturale, perché appunto andiamo a sollevare la muscolatura del viso, però diciamo in confronto ad un lifting, mentre il lifting tira la pelle, noi invece con lo yoga facciale andiamo a lavorare sotto la pelle, quindi sul muscolo. E quando il muscolo aumenta di volume, di conseguenza anche si stende un pochino anche la pelle. Quindi è un modo naturale, io lo chiamo, mi piace chiamarlo lifting naturale del viso. Quando hai iniziato tu? Io iniziai 8 anni fa, circa 9 anni fa. È una tecnica però antichissima questa. Sì, risale già all'epoca degli Egizi, che addirittura Cleopatra praticò gli esercizi di ginnastica facciale. Cleopatra ha fatto tutto nella vita a sentire quello che si racconta. Ma secondo te, Ambra, parli che secondo me non ne ha veramente bisogno, può ottenere grandi risultati? Beh, nel complesso comunque è una bella donna e come dice Tessa, in effetti non hai tanto bisogno. Forse un pochino le guance, si vede un pochino lo svuotamento delle guance, quindi qualche esercizio proprio per riempire un pochino, aumentare il volume. Quello che vorrei. Quale dei 57 muscoli quindi attiveresti? Perché noi abbiamo 57 muscoli, esatto, in faccia. Beh, diciamo qua abbiamo la zona dei zigomatici, quindi gli zigomi in sostanza, le guance da sollevare, aumentare un pochino il volume. Ci sono degli esercizi che le puoi indicare per questo grosso problema che ha? Certo, allora posso... Certo, anzi se ci dai oltre a questo, utile Ambra, alcuni esercizi che tutti possono fare a casa che riguardano i principali problemi, ci fai un favore a sentire. Sì. Allora, un esercizio un pochino così di riscaldamento è l'esercizio del Y e del Yao. E consiste nel fare pronunciare la parola why in modo molto accentuato, così why. E questo per puoi why. Farlo e questo puoi farlo per sì, un minuto, mezzo minuto fai why e l'altro mezzo minuto fai yao, il contrario. Okay. Why. Esatto, dei movimenti molto ampi. Quindi per le rughette qua d'espressione, per il sorriso. Sì, per le guance potresti fare questo. Io lo chiamo il lifting del viso e si fa così. Allora, con la bocca si forma la lettera O, poi tiri dentro entrambe le labbra, così. O.
e poi sollevi le guance come se volessi sorridere. Non siamo molto belle da vedere, no, però non è proprio bellissimo. Lo scopo però poi diventare un po' più bello. Faccelo vedere bene tu. Allora, e si solleva le guance. E queste però sono famose guancette. Sia per tonificare le guance, ma anche per prevenire, visto che tu proprio non le hai, prevenire l'arrivo del codice a barre delle rughette sopra il labbro, perché andiamo a stirare anche il labbro superiore. No, ecco, mettiamo il codice a barre. Le rughe forse più odiate, le zampe di gallina. C'è una soluzione? Le zampe di gallina, ad esempio, c'è questo esercizio. Si posiziona le mani sulle tempie, includendo anche la punta delle sopracciglia, e poi tiriamo in su e indietro gli occhi, in modo da creare come uno sguardo asiatico, e poi lentamente chiudiamo gli occhi in modo da avere due forze contrapposte, perché in ogni esercizio devono esserci sempre due forze contrapposte, altrimenti il muscolo non lavora se c'è solo una forza. In questo caso abbiamo una forza che tira indietro, l'altra forza invece è data dalla chiusura dell'occhio in avanti, e quindi abbiamo queste due forze. Una tira una di qua, una di là, e quindi così si rafforza e anche si stende. Queste rughette qua, quelle... Sì, sarebbe opportuno fare ogni tanto qualche automassaggio quando applichiamo la crema, e quindi fare dei movimenti contrapposti, perché noi purtroppo tutto il giorno usiamo l'espressività, chi più chi meno, e quindi facciamo sempre un tipo di movimento. L'importante sarebbe, oltre alla ginnastica facciale, fare anche dei massaggi stendendo la pelle nel lato opposto praticamente. E poi rilassare, pensare positive, così si è meno arcigni. E soprattutto quindi... sorridere, perché bravo, se siamo così, infatti, vuol dire già, che non già si col sorriso qua si stende, quindi la soluzione primaria è comunque il sorriso. Tutti esercizi che vanno ripetuti si possono ripetere quante volte sì, si vogliono. Sì, esercizio va ritenuto per 20 secondi e poi ripeterlo dalle 3 alle 5 volte. Diciamo, l'ideale ogni giorno sarebbe praticare la ginnastica facciale, lo yoga facciale per 8-10 minuti, sarebbe l'ideale. Sempre controllando la respirazione e essere attente a quello che si fa, non farlo in maniera distratta, altrimenti non serve. Esatto, perché tante volte quando si mantengono delle posizioni il rischio è di corrugare anche le altre parti, gli altri muscoli che non sono richiesti. Quindi magari ne rilassi uno e crei la ruga dall'altra parte, che non è il caso. Grazie Petra per essere stata insieme a noi.